Quarta piazza a quota 28 punti, terzo attacco assoluto con 70 gol segnati e soprattutto una serie aperta di 7 risultati utili consecutivi. Scala le marce l'oratore Don Bosco, Polisportiva CSI, reduce dal pari casalingo per 5-5 contro Barberini Flaminia per un punto che consente agli Egubini di restare in piena lotta per un posto playoff quando mancano 4 partite ancora da disputare nel girone A di Serie C2 regionale di calcio a 5. Un deciso upgrade futsalistico andato di pari passo con la crescita di un gruppo che si è sempre più fortificato, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. Il bilancio è più che positivo. Siamo partiti con l'idea di riformare il gruppo che negli ultimi anni un po' si era perso, soprattutto l'anno scorso, e di ripartire da tanti ragazzi, da tanti giovani, perché la squadra era in su con l'età e abbiamo deciso di ringiovanire. Il 60% della squadra era tutta nuova. L'idea era quella di creare il gruppo e poi vediamo andando avanti quello che succederà. Io ci ho sempre creduto su questa squadra, sapevo che potevamo arrivare a questi risultati e piano piano, col lavoro, i ragazzi sono stati bravi, siamo arrivati a un buon punto, perché quarti in classifica a 5 partite dalla fine era oltre tutte le aspettative quella che era all'inizio della stagione. Impegnarsi sia come dirigente che come giocatore è stata veramente una bella soddisfazione per me. In primis per la creazione della squadra, abbiamo rifondato un gruppo con un po' di veterani e tanti giovani inseriti e questo ci ha dato buoni risultati durante l'anno. Rispetto agli altri anni si sente veramente il gruppo quest'anno, un gruppo di amici più che di giocatori. Anche i ragazzi giovani che sono arrivati quest'anno sono stati bravissimi a inserirsi, bravi anche quelli più anzianotti a integrarli, ecco. E stiamo facendo bene il campionato, ci stiamo divertendo sia dentro che fuori dal campo, merito anche degli allenatori, della dirigenza che ci sono sempre, non ci fanno mancare niente. Così l'obiettivo è quello di entrare nella griglia post season, anche se il calendario mette in fila gli scontri diretti in serie con Torgiani in trasferta, Real Foligno in casa, la capolista Arrivo Subasio di nuovo in trasferta, con chiusura alla palestra del Mazzatinti con il derby contro Virtus Gualdo. L'obiettivo al momento è quello di riuscire a fare i playoff, perché al momento siamo c'è la soglia dei 6 punti, siamo proprio lì a 6 punti. E diciamo che il finale è abbastanza duro, però ci siamo anche noi, siamo lì, siamo quarti. Giochiamo con la prima, la seconda e la terza e credo che sarà difficile per noi, ma sarà difficile anche per loro. Il sogno sarebbe fare i playoff, anche se sarà molto duro, appunto perché affrontiamo 3 squadre fortissime, assolutamente. I punti di distacco sono abbastanza, però siamo veramente in una serie molto positiva e anche le ultime partite lo hanno dimostrato, che buttiamo il cuore nel campo e speriamo di raggiungere quell'obiettivo. Ecco. Abbiamo 3 partite importanti con cui la metteremo tutta e più che altro abbiamo fondato un bel gruppo per la prossima stagione.